un nuovo progetto didattico dedicato alla fotografia. Marcello, chi ha ideato questa iniziativa e come si svilupperà? Sì, l'abbiamo avuta in particolare avendo un avvicinamento con il Centro Studi Vitruviani. Quest'idea di lavorare sulle origini romane della città ce l'avevamo da parecchio tempo. E quindi ecco, questa collaborazione col Centro Studi ci ha portati appunto a ragionare se con la fotografia potevamo in qualche modo trovare alcune tracce di questa influenza di un personaggio così importante e di fama internazionale. Quando inizierà? Inizierà sabato prossimo e la cosa interessante è che iniziamo con un'uscita interattiva. Ciò significa che in questo progetto diamo davvero molta importanza alle immagini che produrremo e verranno discusse insieme. Perché io credo che il problema della cultura fotografica sia il fatto di basarsi sui like dei social e poi non c'è mai un vero e proprio dibattito sul linguaggio fotografico. Come al solito i nostri progetti sono aperti a tutti, quindi possono partecipare i non esperti e anche gli esperti che vogliono nuovi stimoli. Ci sono 4 uscite e 4 incontri tra le varie uscite. La prima uscita verrà fatta sabato 13 aprile e gli incontri verranno fatti ogni giovedì sera alla Sala della Comunità in collaborazione con l'associazione Porte Aperte. Invece Centrale Festival quando tornerà? Sì, abbiamo una bella novità da darvi, ovvero che abbiamo concluso l'Open Call. Il festival si terrà dal 7 al 9 giugno e anche quest'anno hanno partecipato circa 100 artisti da 17 paesi nel mondo. Quindi siamo davvero soddisfatti. Anche quest'anno la Rocca Malatestiana, nelle giornate del festival, sarà pieno di idee di giovani che provengono da varie parti del mondo.